Winston mi ha dato tantissimo e ha completamente cambiato la mia vita e sono felice che l'abbia fatto. Cheese Roll è stato un passaggio fondamentale della mia carriera, un'invenzione, un salto mortale, l'invenzione del primo salto mortale in avanti con la tavola a vela, quasi fantascienza. I miei genitori decisero di mandarmi alle Hawaii per un lungo periodo e fu una storia molto bella perché fra l'altro mio padre mi diede, all'epoca c'erano questi voucher, erano degli assegni che praticamente si utilizzavano durante il pagamento e quindi lui mi disse: guarda, questi sono i soldi che tu hai a disposizione per il periodo che tu riuscirai a rimanere, e quando li finisci sarà ora di tornare a casa. Mi ricordo che la prima cosa che feci quando arrivai fu quella di andare al supermercato e mi comprai un pacco di riso da 12 kg, perché lì in America si vendono proprio in formati giganti, e mi dissi: guarda, questo è quello che devi mangiare da qui fino a quando poi non sono finiti i soldi. Quindi alla mattina bevevo acqua, mi facevo una fetta di pane con la marmellata e poi mi lasciavano in spiaggia, perché ovviamente io non avevo mezzi per guidare, ero troppo giovane, e mi venivano a prendere alla sera quando faceva buio. E da lì è partito questo sogno, questa vita, questo stile di vita che poi per me rappresenta tutto. Alle Hawaii in quell'epoca le gare venivano giudicate da una giuria che era piuttosto imparziale perché molto localizzata, e quindi per loro l'idea di questo inserimento degli europei con uno stile che non apparteneva alla cultura del surf, quindi delle Hawaii, della California, era un po' innaturale. Per cui mi ritrovavo sempre a dover non raggiungere quegli obiettivi, quei risultati che meritavo. E nasce l'idea di creare una manovra che a livello di punteggio non potesse essere discussa. Ho pensato tanto a cosa si poteva fare, e ho sempre pensato che negli sport estremi c'era una rotazione salto mortale che nel windsurf ancora nessuno aveva fatto. Poi a un certo punto vidi un video di Robin Esch che fece un salto e mollò l'attrezzatura in aria. All'epoca si facevano queste immagini un po' pariscenti, e la sua attrezzatura ha compiuto una rotazione particolare e da lì dissi: vabbè, proviamo. E ci sono stati degli eventi abbastanza rischiosi, perché il primo che ho provato è stato completamente una catastrofe, nel senso che
conoscendo oggi la tecnica, il primo che io ho provato ad eseguire è esattamente il contrario di quello che bisognerebbe fare. E quindi mi sono ritrovato a scendere in picchiata, non compiendo alcun tipo di rotazione, da un salto molto molto alto. Fra l'altro sono entrato con la testa dritto nella vela e mi sono ritrovato sull'acqua quasi svenuto per 3-4 minuti. Fra l'altro è arrivata gente che mi chiedeva se stavo bene, ho rischiato di spiazzarmi l'osso del collo. Poi piano piano ho trovato una soluzione che potesse essere una soluzione più sicura. Io l'ho presentata alla Loa Classic, che è questo evento mondiale storico, è una gara storica la Loa Classic, nel nostro settore, nel nostro mondo. E per la prima volta io l'ho presentato proprio in gara ed è stato uno shock praticamente, perché nessuno aveva mai visto una cosa del genere, nessuno mi aveva visto né mai provarla. Da lì devo dire che è partita una carriera che era proprio fatta di questo contrasto tra le culture, la cultura di un ragazzino giovane italiano che si trasferisce alle Hawaii e, fra virgolette, insegna agli hawaiani a fare delle manovre di un certo livello tra le onde. E quindi, non so, è un po' quasi paragonabile a un italiano che va in Giappone e fa il sushi, ecco. Ho iniziato il windsurf quando avevo 8 anni, grazie a mio papà che mi ha passato questa sua grande passione, e quindi dagli 8 anni in poi ho avuto la fortuna di viaggiare tantissimo con la mia famiglia in giro per tutto il mondo, appunto per dedicare ogni vacanza estiva al windsurf. Siamo stati in Brasile, in Sudafrica, Repubblica Dominicana, Marocco, Capo Verde. E ogni estate praticavo sempre proprio questo sport e miglioravo sempre un po' di più. È sempre stata la mia passione più grande, è sempre stato il mio sport preferito, però ovviamente quando tornavo a Torino non riuscivo a praticarlo. È andata avanti così fino ai 19 anni, quando, finita la maturità, ho avuto questa grande occasione, questo grande regalo da parte dei miei genitori, che mi hanno regalato un viaggio a Maui, Maui, Hawaii, che è la Mecca del windsurf. È stato veramente il viaggio che ha cambiato la mia vita. Ha cambiato la mia vita perché quando sono arrivato lì ho visto i miei idoli, ho visto tutti i windsurfisti professionisti, ho visto come si allenavano, ho visto le condizioni, il loro stile di vita, e mi sono veramente innamorato. Ho sentito un click nella mia mente. Sapevo che quello era il mio ultimo treno per veramente realizzare il mio sogno, diventare un atleta professionista e di diventare un atleta riconosciuto internazionalmente e un'icona del windsurf italiano. Così tecnologico ti permette di disconnettere e goderti quelle ora, due ore, tre ore, quattro ore di pace, di divertimento, di gioia,
a contatto con la natura, che se no sarebbe veramente difficile da trovare. È come se stessi disegnando una linea su un'onda senza mai staccare la matita dal foglio. E per me questo è il massimo, quindi surfare un'onda a tutta velocità in modo più radicale possibile, con potenza e fluidità e anche con un bello stile, per cui questo per me è il massimo, il puro e radicale wave riding. Sentire l'adrenalina nel tuo corpo è puro divertimento, gioia e libertà, ragazzi, libertà. Quando sei là in mezzo al mare, da solo, nessuno ti può dire cosa fare, dove andare, è incredibile. Essendo così a contatto con la natura, mi rendo conto di quanto la stiamo danneggiando in tutti i posti dove vado, mi rendo conto veramente dell'impronta che l'umano sta lasciando, e ti dà veramente una grande motivazione a fare del tuo meglio e dare il tuo contributo per limitare questa impronta negativa e cercare di limitare l'uso di plastica, di riciclare, di riutilizzare quello che utilizziamo, che compriamo. Ciao, sono Giuseppe, responsabile campagna inquinamento di Greenpeace. Enormi quantità di plastiche, principalmente monouso, sono presenti nei nostri mari e queste stesse plastiche molto spesso vengono scambiate per cibo da numerosi animali marini, quali balene, tartarughe, delfini e uccelli, e possono causarne la morte. Ma questa è solo la parte visibile del problema. Le microplastiche, frammenti inferiori ai 5 mm, possono essere ingerite da numerose specie marine e arrivare fino alle nostre tavole. L'inquinamento da plastica è un problema enorme.
Per questo tante persone come te si sono unite a noi per chiedere alle grandi aziende di ridurre subito la produzione di plastica, investendo su sistemi alternativi che non prevedano il ricorso a imballaggi usaggetti. Il futuro del mare, il nostro futuro, dipende anche da te. Unisciti a noi. Il windsurf mi ha davvero cambiato la vita. Il windsurf mi ha cambiato completamente la vita perché sono passato da essere un ragazzo, uno studente universitario di Torino, a viaggiare il mondo, ad inseguire i miei obiettivi più grandi, ad inseguire il mio sogno, a quindi dover affrontare esperienze e situazioni nuove per me, a dovermi adattare, a dovermi migliorare. Il windsurf è molto simile alla vita, nel senso se tu vuoi migliorare, vuoi raggiungere degli obiettivi grandi, non è facile. E quindi il windsurf ti insegna a cadere e ti devi rialzare e ci devi riprovare. Cadere, rialzare e riprovare. E questo è l'unico modo per imparare, per migliorare e per andare avanti. Quindi per me questo mi ha insegnato molto, ed è un valore importante. È un valore importante perché adesso capisco che veramente il fallimento è parte della strada, è parte del viaggio per arrivare alla tua idea di successo. Quindi questo è un valore importante. Mi ha anche insegnato a godere di ogni momento, e ricordarci come veramente viviamo una vita sola. E quindi se stai vivendo un bel momento è giusto goderselo al 100% e farlo senza pensare ad altro. Le condizioni più estreme che ho dovuto affrontare sono state ovviamente a Maui, alle Hawaii, la mecca del windsurf, dove un anno per la mitica Aloha Classic, che è la competizione più famosa e leggendaria nel mondo del windsurf, sono dovuto entrare in acqua con onde che andavano dai 7 agli 8 metri e non è che fossi esattamente pronto. I miei spot preferiti in Italia sono in Sardegna, Capo Mannu, che è un'onda bellissima, è un'onda molto potente che sembra quasi un'onda oceanica, e Funtana Meiga, che è un altro spot lì vicino. Nel resto del mondo ce ne sono molti. Amo surfare a Okipa, che è nell'isola di Maui, alle Hawaii. Amo molti spot in città del Capo, in Sudafrica. Topo Calma in Cile è uno spot che mi fa impazzire perché ha delle onde strepitose, molto potenti e lunghe e pulite. Un altro spot è in Perù, a Pacasmayo, una delle onde più lunghe al mondo, quindi ho video mentre surfo quest'onda per più di 2 minuti, quindi potete immaginare l'adrenalina, il divertimento, la gioia che mi dà. E ci sono altri spot, uno spot in Baja California, in Messico, che potete vedere alle mie spalle, che presenta un'onda anche qui molto lunga, veloce, potente, ma allo stesso tempo facile e divertente. Il mio sogno è di viaggiare il mondo facendo windsurf e surfando le migliori onde al mondo con le persone che amo e cercare di motivare e ispirare le persone ad avere una mentalità migliore, ad avere un'attitudine migliore e a combattere per i loro obiettivi e per i loro sogni
E infine essere veramente un atleta riconosciuto a livello internazionale per la mia storia, per le mie esperienze e per la persona che sono. Questo è il mio sogno. Thank you.